Voglio parlare di un concetto, diciamo, abbastanza importante, se no addirittura fondamentale. Ecco, noi abbiamo quest'organo, quello dell'udito, che purtroppo è poco sfruttato, soprattutto dai musicisti, i quali appunto dovrebbero fare buon uso delle proprie orecchie, dovrebbero cioè ascoltare tantissimo. Allora, ovviamente l'argomento è molto, molto, molto vasto, però vi voglio fare una similitudine. Non è che voi per eseguire, che ne so, i pezzi fantastici di Schumann, vi mettete ad ascoltare 100 volte i pezzi fantastici di Schumann e poi pensate diciamo, vi siete fatto le vostre ore di ascolto. Allora, ora so bene, so conosco bene i pezzi francesi di Schumann, quindi posso magari prendere spunto da questo. Diciamo, è un errore grossolano questo, perché come pensare di riconoscere un volto, ad esempio, soltanto da un piccolo particolare. Allora, in questo periodo in cui noi, ad esempio, abbiamo le mascherine, abbiamo il cappello, magari abbiamo gli occhiali, i volti diventano irriconoscibili. Anche le persone che noi conosciamo, ci cioè abbigliati così, non, proprio a volte facciamo fatica a riconoscerli, perché appunto non abbiamo la visione dell'intero volto, abbiamo soltanto una piccolissima parte del volto, quindi viene difficile riconoscere le persone proprio per questo motivo. E quindi cioè, se voi non potete mai comprendere la musica appieno se ascolterete soltanto una piccola parte della musica, cioè se ascoltate soltanto Schumann, non potrete mai comprendere Schumann. Cioè, è paradossale dirlo, però per capire Schumann voi dovete ascoltare Beethoven, Chopin, tutti gli altri romantici, perché dovete avere una visione d'insieme, una visione globale per poter capire quel particolare. Non so se questo concetto è, diciamo, capibile, ecco, perché a parte la carenza vostra di ascolti, però non pensate appunto di fare Weber, ascoltare soltanto Weber per capire Weber. Non è così, ecco, avrete sempre una visione molto superficiale, però per la visione globale dovete veramente ascoltare molto attivamente anche altri musicisti, non per forza clarinettisti. La musica va ascoltata tutta, è importante ascoltare la musica, perché così noi riconosceremo sempre di più diciamo, gli stili, le prassi, l'analisi stessa attraverso l'ascolto. È, diciamo, fondamentale, importante. Oppure, diciamo, fare diversi ascolti di diversi clarinettisti, che noi ci sono clarinettisti veramente eccezionali da un punto di vista tecnico, da un punto di vista dell'interpretazione, da un punto di vista da un punto di vista stilistico. Che ne so, solo per fare un esempio, Dieter Klogger, non parliamo di suono, eccetera, perché questo suono, diciamo, tedesco, dovrebbe fare molta musica tedesca, invece affidare ai clarinettisti francesi la musica, che ne so, italiana, appunto, francese o spagnola. Che ne so, Dieter Klogger è un genio da questo punto di vista. Lui non so dove l'ha scoperto, se l'ha fatto lui, ci cioè ha inserito anche un movimento lento, un secondo movimento nel concerto di Mercadante. Noi sappiamo che il concerto di Mercadante è in due tempi. Lui ci ha messo anche 2 minuti di un tempo centrale, non so come ha fatto. Oppure, che ne so, nell'altro concerto, sempre di Mercadante, nella cadenza ha messo un capriccio di cavallina. Ma è una cosa, diciamo, straordinaria, una fantasia stilistica incredibile. Non fa mai le cose uguali. La sua musica è sempre in movimento, sempre variata, è un vulcano di idee musicali proprio, quindi dobbiamo anche cercare di prendere spunto da questo, perché
appunto noi ci fissiamo ho questo esame, mi ascolto 100 volte Spohr, Weber e penso di risolvere il problema, invece no.